Il tecnico del Pisa Rolando Maran al termine di Cittadella Pisa, Pisa perde, però non possiamo non parlare di quei 7, 8, 9 minuti che hanno segnato la gara. Anche perché sono determinanti quei minuti, perché poi noi stiamo facendo una gara attenta, una gara gagliarda, una gara con grande intensità e dopo una serie di episodi in quel modo avrebbero abbattuto un toro. Invece noi, nonostante questi aspetti negativi, senza colpa nostra, diciamo, ci siamo trovati a provare a rimontare una partita e ci eravamo quasi riusciti. Infatti la rabbia mia è che dal primo al secondo rigore siamo stati fermi 7 minuti, ci sono stati 6 cambi, 2 minuti l'abbiamo persa in recupero e noi questi 6 minuti dove stavamo recuperando la partita con altri 5 potevamo anche pareggiarla, perché per come stavamo in quel momento là li avevamo messi lì. E mi dispiace, ma devo essere sincero che i ragazzi hanno cercato dall'inizio alla fine di fare le cose con grande sacrificio, consci delle difficoltà del momento, però senza lesinare nulla, e per me questo è un aspetto positivo. Al di là della rabbia per la sconfitta, cosa si porta via da Cittadella Maranda? Mi porto una squadra che ha lottato su ogni palla, che non ha voluto mai lasciare spazio all'avversario. È ovvio che qualche errore l'abbiamo commesso, però sono state più le cose positive che le cose negative, perché abbiamo avuto tante occasioni. Nel 2-1, sul 2-1 noi abbiamo la doppia occasione con Mastino e con De Vitis. De Vitis si fa male e prendiamo gol in contropiede proprio su quel lato suo, cioè una serie di fatalità allucinanti che non ci deve dare giustificazioni, ma ci deve rendere consci che la strada è quella giusta. Adesso mister, una piccola pausa, poi si recupereranno qualche giocatore, le energie, due gare in casa da prendere subito col piglio giusto. Ma lo dicevo prima poc'anzi, adesso per noi il tempo è il nostro alleato, perché adesso cominciamo ad allenarci con la squadra da questa settimana. E credo che questo, ovvio, avremo bisogno di fare in fretta. Però quando vedo, come ho detto ieri, le maniche belle rimboccate da gente che vuole lottare, possiamo stare tranquilli. Pensiamo già alla prossima, anche perché stasera il Pisa era oggettivamente un po' in emergenza. Intanto rientrano 3 squalificati e poi finora è stato anche un mercato molto rivolto anche verso l'estero. E quindi stasera, per esempio, ho visto Estevez, a me non è dispiaciuto. Ho fatto e, questi ragazzi che vengono da campionati diversi, alcuni giovani, non conoscono ancora la lingua, ci vuole un po' di pazienza. Sì, ma assolutamente. Ma infatti noi pazienza ne abbiamo tante, insomma, in questi anni lo abbiamo dimostrato, a noi piace crescere, quindi è normale quando fai una stagione importante come quella dell'anno scorso, tanti giocatori hanno richieste, tanti debbono essere giustamente accontentati, penso Samuele, penso a Maxim, penso a Lorenzo, quindi abbiamo avuto l'esigenza e la necessità di cambiare e abbiamo cercato di farlo ancora con ragazzi giovani che potessero crescere e a cui dare il tempo necessario, però, perché ovviamente è un campionato molto difficile, loro si abitueranno, ma sono ragazzi di qualità e quindi tempo al tempo. Vuoi farti mezza domanda sul mercato solamente per chiarire una questione? Si parla da diversi giorni di operazione tra Moni col Cagliari, è un'operazione imbastita che chiuderete, ufficializzerete nelle prossime ore? Diciamo che ci siamo vicini. E settimana prossima arriva il Como, prima all'Arena, è vero che si è giocato in Coppa contro il Brescia, proprio in quanto la competizione vada onorata, questo campionato è una cosa a parte, e dopo 2 sconfitte molto diverse tra loro in questa edizione di stagione, Brescia e Cittadella, oltre alla voglia di iniziare a prendere giusto in casa c'è anche un'ulteriore voglia di iniziare. Sì, ma io credo i ragazzi, insomma, lo hanno dimostrato fino alla fine di questa partita, perché quando vai sotto così è facile lasciarsi andare, non lo hanno fatto, quindi sono giovani, come dici tu, si devono abituare, ma insomma hanno tenuto alta la concentrazione e hanno provato fino alla fine. Avranno tanta rabbia e sono sicuro faranno una grande partita. Poi torniamo in un'arena che speriamo torni a essere quella vista negli ultimi mesi dell'anno scorso, che è qualcosa di estremamente emozionante, quindi si faranno valere. Campagna abbonamenti sta andando bene? Sì, molto, ma onestamente questo c'è stato talmente tanto mercato da fare che se mi chiedessi i numeri potresti trovarmi in fallo oggi. Invece ti volevo chiedere un'ultima cosa più di colore, proprio il caso di dirlo, perché nemmeno ho avuto occasioni. Le maglie, questa celeste mi piace molto, ma la gialla un po' ricorda quella che tutti associano a Trieste. Speriamo abbia lo stesso risultato.
Con Alessandro De Vitis al termine di Cittadella Pisa possiamo dire che l'unica cosa positiva è che perlomeno la tappa qua a Cittadella ce la siamo già tolta, perché... Sì, sì, infatti solo, come ho detto prima, sono due stagioni che succedono partite surreali, l'anno scorso tre espulsi, quest'anno tre rigori. E faccio anche un po' fatica ad analizzare quella che è stata la partita di oggi, è stata sicuramente fortemente condizionata dai 15 minuti del secondo tempo, conditi da tanti episodi, quindi secondo me però torniamo a Pisa con buone risposte, con secondo me un buonissimo primo tempo e anche comunque un'ottima reazione dopo il 4-1 del Cittadella. Nel percorso di crescita di questa squadra, che come ha detto il mister, ma com'è abbastanza chiaro, tanti cambi, nuovo allenatore, c'è un percorso, un cantiere aperto, servono anche partite come queste? Sì, possono comunque servire per magari cercare di evitare episodi come quelli di oggi. È vero che gli episodi sono stati influenti, ma dobbiamo cercare di magari non farli capitare, quindi dobbiamo essere più bravi a lavorare. Stiamo lavorando bene in settimana, sicuramente come ha detto il mister siamo ancora un cantiere aperto, tanti ragazzi da fuori che sono arrivati, che si stanno piano piano integrando, quindi ripeto, secondo me andiamo via da Cittadella non col risultato che volevamo, ma comunque con buone risposte per poter lavorare bene in settimana. Un po' di riposo, poi Como e Genoa all'Arena però questa volta. Sì, sì, il fatto di giocare all'Arena ci darà comunque grande voglia di rivalsa. Veniamo da, purtroppo, considerando l'ultima partita dell'anno scorso, da tre partite un po' rocambolesche, perse tutte quante, quindi c'è sicuramente grande voglia di invertire questo trend, però ripeto, sono fiducioso perché a parte i primi 15 minuti del secondo tempo, secondo me la squadra è stata viva ed è stata una sconfitta diversa rispetto a quella di Coppa col Brescia.